che precisione, infatti il suo secondo nome, oltre che Brucus, è Uminami, onda del mare in giapponese. E un po' la sua forma ce lo fa capire, il suo movimento ce lo fa capire ancora di più. Quindi cosa fa Uminami? Può essere tirata da un essere umano, ci si può agganciare anche una vela qui nella parte di coda per poter sfruttare l'energia del vento esattamente come tutte le altre creature, e ha un grandissimo vantaggio rispetto a Ordis o a Uber o a qualsiasi altra creatura con le ginocchia, cioè l'assenza appunto delle ginocchia. Questo perché, come gli esseri umani, dopo un po' le ginocchia delle creature ci abbandonano. Noi abbiamo qualche dolorino, magari camminiamo male, a loro si incastra la sabbia nelle giunture, quindi non riescono più a muoversi bene. Oltretutto la sabbia, il PVC con il tempo assorbe le raggi del sole, tende a irrigidirsi, a ingiallirsi, quindi soprattutto le parti delle giunture rischiano di rompersi. Questa creatura invece non ha delle giunture, ha semplicemente dei sistemi a raggiera che si aprono e si chiudono come un onda o come un buco per avere questo movimento a sinusoide, a onda. Tra l'altro è molto stabile perché è molto più bassa rispetto alle altre, quindi striscia praticamente anziché muoversi camminando, e quindi rimane molto più stabile, i colpi del vento rischiano meno di buttarla in giro. Qualcun altro me l'ha riportata di là? Nessuno, prenderò il Grazie.